Ciao a tutti ragazzi! Oggi vi portiamo a visitare il primo quartiere storico di Boston, che si chiama Beacon Hill ed è proprio qui alle nostre spalle. Si vede qualcosa? Aspetta, ecco. Ok, ci siamo rabbuiate noi, oscurate noi. Ok, andiamo! Guardate un po' come sono graziosi questi edifici. Io so che questa cosa è importante, però non sono sicura di aver mai visto questa serie televisiva. Comunque qui c'è scritto che è il pub che ha ispirato la serie Cheers, credo. E qui c'è Paola che si sta confrontando con un suo amico, perché sono vestiti uguali. Andiamo! Qui è veramente favoloso. Guardate un po'. Vedete, ci troviamo proprio vicini ai parchi di Boston. Giriamo qui a Charles Street. Ho detto bene? E vabbè, oh, mi impiccio io, ma che devo fare? Allora, lì abbiamo un wine e cheese shop, The Lucas Market. Scusate se si muove un po' il telefono, ma questo qui è il marciapiede e quindi ogni tanto prendo qualche buca. Oh, e quel negozio tutto... Ecco, ho preso la buca, si è sentito? E ve l'ho detto, ma stavo vedendo il negozio rosa. Ma infatti l'ho detto poco fa, questo qui è il marciapiede e non è che sia proprio esattamente in piano, diciamo, fatto bene. Sì. E allora ogni tanto prendo qualche buca e allora apposta si muove tutto quanto. Vabbè. La prossima casca direttamente. Grazie. Prego. Vabbè, questo è un video da mal di mare. Ho fatto la battuta. Wow. Questo è un quartiere molto in sì, per persone benestanti, insomma, come si può dire. Ho preso un'altra buca, si è visto. Mi sembra di stare nel mondo di Harry Potter. Beh, dai! Guarda lì! Ramo un faccio! Ecco! Vai Paola, vai avanti! Vediamo come tu prendi le buche, su! Io non le prendo! Guardate che meraviglia! Vedete, le strade sono anche in salita qui. Oh, una ruota panoramica! Oh mio Dio! Un furgoncino del gelato! Quest'anno ancora non siamo riusciti a farvelo vedere, sarà per la prossima estate. Purtroppo non lo abbiamo incontrato durante i nostri video. Oh Paola, guarda! Non so se sono più affascinata dalla rosticceria trattoria oppure... Chocolate! Wow! Oh!
maybe. I have no idea. But as far as I know, like, Ulysses is working. Mi assicuro che qui è veramente incantevole. Nel frattempo Paola ha preso una buca e non stava vero, per cadere. Non hai visto niente. Si è sentito un piccolo tonfo sotto la mia frase? Tornate indietro col video e ve ne accorgerete. Tanti negozi di antiquariato. Chi ci sarà qui dentro? Guardate lì giù, c'è l'ufficio postale, guardate quanto è vecchio, o antico, o come si dice, vabbè, di qualche anno fa. Aspetta che adesso lo inquadro meglio, eh? Eccolo qui. E con questa ripresa abbiamo deciso di salutarvi. Ma quello non era Paola. Paola, fatti vedere, dai, saluta, mettiti davanti alla vetrina dell'ufficio postale. Ciao a tutti, ragazzi!